È stato un incontro molto partecipato, quello tenuto da Romano Prodi alla sede di Arezzo dell'Università di Siena. Al centro dell'intervento i cambiamenti in corso nell'economia e nella politica dell'Europa e del mondo. Prodi ha affermato che l'Europa non è ancora uscita dalla profonda crisi finanziaria e occupazionale cominciata negli Stati Uniti e poi diffusasi a livello internazionale, e ha indicato due strade da percorrere: quella della crescita da una parte e il superamento delle divisioni nazionali dall'altra. Prima di tutto c'è una sfida economica. Qui tutto il mondo è uscito dalla crisi, e lo vedremo nelle nostre conversazioni, e l'Europa ancora no. Perché non è uscita dalla crisi? Perché quando la crisi l'hanno cominciata gli americani, mica noi, Quando è cominciata la crisi, il signor Obama ha messo dentro l'economia americana 800 miliardi di dollari. Così hanno fatto i cinesi. E noi siamo stati qui, ma non si può, perché l'austerità, perché la Germania, perché la Francia, perché l'Italia, e non abbiamo fatto quello che si fa quando ci sia una malattia, cioè si guarisce. E quindi la cosa da fare adesso è quella di dare una spinta all'economia per soprattutto lottare contro la disoccupazione. No? Io vedo, ho chiesto qui notizie anche nel territorio di Arezzo, è come in tutte le altre zone, una profondissima crisi industriale, dei problemi occupazionali estremamente gravi, e questo è quello da fare. Dal punto di vista politico, qui bisogna lavorare molto, perché in un mondo globalizzato, dinamico, fortissimo, l'Europa si presenta divisa e non conta nulla. Quando vado in Medio Oriente, quando vado in giro per il mondo, dicono: ma voi che siete i nostri, gli investitori più grossi della nostra zona, i commercianti più importanti, perché non contate nulla? Perché sul problema ucraino devono sedere attorno al tavolo i russi e gli americani? Cosa c'entrano gli americani? C'entrano che noi europei siamo divisi, e divisi non contiamo nulla. Su questo però il cammino è lungo, perché il nazionalismo è ancora forte, dappertutto è ancora forte.